Grazie, benvenuti in questa nuova puntata di Loletta Five Channel. Allora, questa è una puntata appunto intitolata La mia attrezzatura. Questo è un video che già avevo fatto precedentemente, però ovviamente so che per i nuovi iscritti non andate a scamminare i vecchi video sotto, quindi vabbè, ci può anche stare. Iniziamo con il primo. Come vedete, questa qua è una telecamera con praticamente lo schermo che si gira, e questa qui è una telecamera, praticamente una videocamera che ce l'ho praticamente dal 2010. Ha lo schermo girevole, ovviamente non proprio a 360 gradi, così e poi si blocca. Questa qui è stata la mia prima telecamera ufficiale di vlog, cortometraggi vari, proprio la prima, che me l'hanno regalata praticamente nel 2010, quando io ho fatto 18 anni, quindi questo qui è stato sia il regalo del mio, più che 18esimo, è stato il regalo del mio diploma. È una Samsung 65x Intel Zoom, però non è in HD, perché stiamo parlando, ragazzi, di 7 anni fa, e fino a 7 anni fa praticamente c'erano le prime telecamere in HD, ma costavano un botto, ed erano anche poche, però la maggior parte erano proprio queste qui, piccoline, che ormai comunque è anche grossa, perché ora le fanno ancora più piccole, e quindi adesso ovviamente dopo 7 anni vedete che questo si alza ancora, però poi si blocca un pochino, e quindi questa è una Schwenzen Sequenzen Nacht, e ovviamente come base è 360p. Ora, ragazzi, sto parlando in maniera molto tecnica, quindi se c'è qualcuno che non sa di che cosa sto parlando o pensa che questo sia il solito video divertente, ovviamente staccate il video, perché non è così, questo è un video serio in cui proprio recensisco tutto ciò che ho. Adesso, in questo momento, sto girando appunto con la mia Reflex, che è una Canon SD EOS 1200. Questa qui praticamente ad aprile del 2015, è già fatto un anno. Quest'anno, ad aprile del 2017, già fa ben 2 anni che ho la Reflex, che usi il tempo vola, che è una cosa pazzesca. E allora, il difetto di questa è che non è in HD, fine, più che altro, perché ovviamente va a pixelata. Adesso sto notando negli ultimi mesi, dopo 7 anni, ripeto, 7 anni, che la batteria si esaurisce subito, cioè tipo io faccio 2 video, da 5 tacchi arriva proprio completamente a 0. Però fin quando non si spegne, tu puoi benissimo continuare a fare video. Quindi l'unico problema di questo è che ovviamente non è in HD, 360p è molto pixelato. La Reflex, quella con cui sto girando, in questo momento è in posizionata MF, è un 480p la mia, non riesce ad andare oltre, perché ovviamente l'obiettivo che ho in questo momento è l'obiettivo classico base di una Canon S1200, quindi ovviamente per fare altre definizioni, altre qualità, dovrei comprarmi altri obiettivi che costano tipo 1000 euro e passa, più della Reflex che costa, la comprai meno di 500 euro all'Euronix. E quindi comprando con un obiettivo del genere, adesso è 1000, se non sbaglio, no? Per esempio andiamo su YouTube, andiamo su un YouTuber e vi faccio vedere la qualità, praticamente, cioè qual è la risoluzione ecografica di un video in questo momento. Quindi fate calcolo che ogni mese, ragazzi, gli scienziati qua sistemano cose varie. 144p, che vuol dire praticamente dal cellulare più o meno. Poi abbiamo il 240p, il 360p, il 480, il 720, il 1080. Fino a qualche mese fa era soltanto al 480, il 700p e il 1080p è uscito proprio negli ultimi 6-8 mesi dell'anno scorso, dell'anno 2016, e fa una qualità pazzesca, ragazzi, veramente è una cosa allucinante. Quindi dovremmo comprarmi un obiettivo del genere, non ha molto senso. Invece adesso vi faccio vedere proprio questo, ovviamente vabbè, Human Safari, la qualità qui non si capisce, però vi faccio vedere, ecco, conclusione: la Reflex è soltanto buona in MF
per alcuni tipi di qualità. Per esempio, in questo momento sicuramente mi sta registrando sforato, non so perché, i primi due video l'ho fatti bene, questo è così. Quindi la reflex come cose negative ha il fatto che non mette a fuoco in automatico e non sempre, quindi non ha molto senso. Andiamo con i miei successivamente due acquisti. Ragazzi, ho scoperto da poco questa telecamera, ma già lo sapevo. Questa è una videocamera, appena si rompe ovviamente questa qui, e mi vado a comprare questa, che è una videocamera in miniatura, tipo così, praticamente, meno di una mano, che è in posizione verticale, orizzontale, si può girare come cavolo vuoi, e questo schermo ribaltabile. Quindi io vorrei una cosa del genere vecchia applicata al genere nuovo. Questa qui è una DVXG569V e ovviamente questa come qualità sicuramente va a, non dico a 1080, ma a 720p sicuramente ci arriva, quindi non vedo l'ora di comprarmela. Adesso mi salvo anche l'immagine e andiamo a questo. Una volta volevo comprarmi la GoPro, ma la GoPro, ragazzi, non ha senso, perché la vedete questa cosina piccolina? È questa. Quindi in teoria, se io mi compro quel tipo di telecamera, la posso appiccicare qua, è anche molto più fattibile, manovrabile e girabile al posto della GoPro, che non ha lo schermino, e quindi è un immortalare dall'alto tutti i fantastici paesaggi. Comunque, ok, il video e la puntata di tutorial cosa faccio e faccio vedere finisce qui. Essere gentili e amare tanto, non fare niente che io non farei, sono sempre le tre regole di Loletta Five Channel. Vedetemi voi che tipo di attrezzature invece usate per i vostri video. Un bacione del cuore.